Ciao a tutti, io sono Rosa Maria Venditti, ricercatrice dell'Università di Bari e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e vi do il benvenuto a questo nuovo evento del progetto Art and Science Across Italy. Il progetto penso che ormai lo conosciate tutti benissimo ed è guidato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e realizzato in collaborazione con le principali università italiane. Lo scopo del progetto è di divulgare la scienza in tutte le sue aree utilizzando il linguaggio dell'arte attraverso tutte le sue sfumature. E, dunque, qualche comunicazione preliminare per tutti gli interessati. Vi ricordiamo che venerdì 30 alle ore 16 si chiuderà la terza sfida del campionato. I risultati saranno resi noti nella settimana successiva, mentre la quarta e ultima sfida partirà circa dopo una settimana. Per quanto riguarda l'evento di oggi, allora, oggi parleremo di matematica e bellezza e del metodo scientifico. La prima speaker è la professoressa Antonella Montone del Dipartimento di Matematica dell'Università di Bari. Antonella è professore associato e da diversi anni dirige e coordina il gruppo di ricerca di didattica della matematica presso il suo dipartimento. Inoltre è responsabile dei corsi di matematica e di didattica della matematica presso il corso di laurea di scienze della formazione primaria. Dal 2019 è componente della Commissione Italiana per l'insegnamento della matematica e coordina anche un progetto locale per la formazione degli insegnanti di matematica, in collaborazione con l'Accademia dei Lincei. Inoltre sta coordinando con UNIBA la realizzazione di un liceo a indirizzo matematico. Le sue ricerche riguardano principalmente la formazione degli insegnanti mediante lo studio della discussione matematica e inoltre lo studio dell'utilizzo di artefatti per la costruzione di significati matematici. Dunque, ciao Antonella. Allora, ragazzi, io vi ricordo che per il momento, durante l'intervento di Antonella, la chat sarà disabilitata. Potete iniziare a scrivere le domande alla fine dell'intervento di Antonella. Noi ovviamente potremmo rispondere solo ad alcune di loro, quindi mi raccomando, seguite attentamente Antonella e saremo contenti di rispondere a quante più domande possibili. Prego, Antonella, ti lascio il Grazie palcoscenico. Maria, grazie. Ringrazio gli organizzatori per avermi invitata ed entro subito nel merito di questo mio seminario che mette a confronto un po' la matematica e l'arte. Io parlo di intreccio tra matematica ed arte e intravedo un intreccio che si traduce in bellezza, creatività, rigore. Ma mi chiedo, ma questo intreccio c'è davvero? Se non fossi un matematico, vedrei la matematica in questo modo qua, e cioè come una scienza esatta, fatta di calcolo, rigore, formalizzazione, formule, ragionamento, razionalità. E mi chiedo dov'è la creatività, la bellezza, il fascino. Inoltre, la matematica suscita in me delle emozioni, generalmente negative, ansia, paura, talvolta anche gioia, piacere, sì, ma la maggior parte delle volte disgusto. E quindi ancora una volta, dove saranno lo stupore, la curiosità, la delizia, la creatività? Ecco, mentre l'arte, che cosa è? Cosa penso dell'arte? L'arte lo vedo intanto come un fenomeno complesso che riguarda tutti gli organi di senso, primo tra tutti la vista. Quindi mi riferisco alle arti visive, la pittura, la scultura, l'architettura, la musica, la poesia. E beh, qui l'arte la vedo creativa, classica, bella, astratta, regolare. E quali emozioni suscita? Beh, se guardiamo queste opere classiche, note a tutti noi, beh, sicuramente fascino, stupore, curiosità, gioia, tristezza, perché no? Ma allora la domanda è: ma è la matematica che va ad interpretare l'arte o l'arte che si serve della matematica?
Ecco, io attraverso questa frase che vedete qui, che ho preso in prestito da Tolstoi, la bellezza salverà il mondo, ho cercato proprio di individuare questo intreccio tra queste due discipline che sembrano appartenere a mondi completamente diversi, la matematica e l'arte. In modo particolare, ho deciso di fare un viaggio, ma non un viaggio classico, ma un viaggio un po' diverso, in un mondo inesplorato dalla matematica, che però presenta dei capolavori che hanno fatto parlare di sé e hanno impressionato il pubblico. Sto parlando della street art, un'arte che per tanti anni è stata ritenuta un'arte minore, un'arte che dirompeva nelle strade, ma era soprattutto rivoluzionaria e perseguitata perché si riteneva che insomma fosse un'arte, non fosse arte, ma fosse un qualcosa che rovinava l'estetica dei muri. Ecco qui, per esempio, un dipinto famosissimo di un artista che è tanto misterioso quanto famoso. Parlo di Banksy. Qui, l'artista raffigura un uomo nudo che è appeso ad una finestra ed un uomo vestito in giacca e cravatta che guarda fuori con alle spalle una donna seminuda. La particolarità di questo affresco su muro è che è disegnato su una parete, di una clinica per la salute sessuale ed è il primo pezzo legale nel Regno Unito perché fino a poco prima di quest'opera, le opere venivano eliminate, venivano perseguitate. Ancora Banksy dice che la speranza è dovunque, ma non è l'unico, benché sia l'artista più famoso, non è l'unico. Per esempio, JR è un famoso artista francese che ha realizzato una delle facciate della Biblioteca Nazionale, di Francia a Parigi. E questo, è uno stencil, tridimensionale di grande effetto scenico. E poi non possiamo trascurare Rone, famoso per i suoi sontuosi dipinti di donne affascinanti. In questo murale, che copre un palazzo di 5 piani a Berlino, egli rappresenta un punto di attrito tra la bellezza e la decadenza, tra il sontuoso e lo spogliato, e cerca di creare in poche parole una forma iconica di arte urbana. E questo è recentissimo, nel mese di novembre, Suso 33, così che si chiama quest'artista, ha prodotto nelle strade di Madrid, sulla facciata di un edificio cieco, quest'opera che è molto particolare, perché al di là della sua grandezza, le dimensioni di quest'opera sono veramente straordinarie, è enorme quest'opera, l'artista ha realizzato figure dai contorni accennati, pur tuttavia resi tridimensionali dall'ombra, cogliendo, se notate, dei particolari dell'opera stessa, cioè scusate, della parete stessa che rientrano nell'opera, tipo il muro sgretolato. Ma inoltre, se si guarda poi l'opera nella sua interezza, si scopre tutta un'altra rappresentazione. Questo è Borondo, un giovane artista spagnolo che per le strade di Londra dipinge questo dittico che rappresenta Adamo ed Eva, veramente sorprendente, spettacolare. E poi abbiamo artisti italiani come Alice Pasquini, ma ancora più interessante è questo quadro di Violante. Un artista portoghese che a Santarém in Portogallo rappresenta questa scena. Questa scena è molto interessante perché oltre a legare l'artista alla sua terra, infatti per i portoghesi il mare è un segno distintivo della loro personalità, qui si coglie proprio quella matematica che io stavo cercando. E cioè, in questo quadro si vede come appare la prospettiva che è evidente grazie all'accostamento di questi colori, chiaro, scuro, questa luce chiara che è al centro, che mi fa quasi individuare il punto di fuga della prospettiva, che mi consente di cogliere le figure sullo schermo come se fossero reali, cioè sembra come se i pesci si potessero raccogliere. Quindi la tridimensionalità, la profondità dell'opera. E poi però ci sono anche questi alberi che noi non riusciamo a cogliere nell'immagine della realtà, ma ricogliamo nella loro riflessione nell'acqua. Quindi guardate quanta matematica c'è. E cioè, in poche parole, qui ci sono le trasformazioni geometriche, c'è la prospettiva, una prospettiva creata grazie a un gioco di ombre e di colori. Incredibile.
Non hanno trascurato nemmeno la tecnica del mosaico. Questo è Invader, un fantomatico artista di strada francese che ha invaso letteralmente le strade di New York, proponendo questi graffiti sotto forma però di mosaici. Ecco, queste opere che sorprendono, che richiamano un po' le tecniche dell'arte classica, pur essendo arte di strada. Naturalmente, con l'avvento della pandemia, gli artisti di strada non potevano trascurare il simbolo emblema della pandemia, cioè la mascherina, facendola indossare a Tom e Jerry, due personaggi famosissimi, e con questo tormentone, il metro di distanza, eccolo là sul muro, evidente. Ancora, una rappresentazione di un bacio. Abbiamo in questo momento pandemico il distanziamento è la cosa che ci tormenta. Ebbene, il bacio è rappresentato attraverso queste mascherine fiorate, che sono l'unico elemento di colore in questo murales bianco e nero che separa la strada da una spiaggia desolata. Non ultimo, un quadro in cui è rappresentato l'elemento che rappresenta la speranza di venire fuori dalla pandemia, creata proprio da un bambino attraverso un innaffiatoio. Ecco, sembra che la street art sia dei giorni nostri, sia appartenente alla contemporaneità. In realtà è una pratica espressiva del dipingere i muri già presente nel Neolitico, già presente nelle grotte, nelle caverne, attraverso dipinti murali rupestri, animali, scene di caccia. E, è interessante notare che la finalità di queste opere non è estetica, ma è una finalità più magica e propiziatoria, diversamente dalla street art. Questo fa la differenza. Ecco, questo è uno dei graffiti più interessanti, sempre del Neolitico, perché meglio incarna lo spirito del moderno writing. Infatti, questo si trova in una grotta in Francia, la Piche Merlet, e risale al 20.000 anni avanti Cristo. Rappresenta una mano ed è una forma primordiale di stencil in negativo. È una sorta di tag primitiva, la tag per gli artisti di strada e la firma. Ho citato lo stencil perché nelle tecniche della art, scusate, lo stencil è una di queste e Banksy in un suo scritto racchiude brevemente l'essenza dello stencil. Dice che con una bomboletta spray da 400 ml potrai realizzare circa 50 stencil formato A4. Ciò significa che potrai diventare incredibilmente famoso in una piccola città nel giro di una notte, con una spesa di circa 10 sterline. Beh, in questa frase c'è tutto, e cioè questo tratto che viene riprodotto con precisione attraverso uno strumento, lo stencil, che sarebbe un ritaglio su un foglio A4, su un cartoncino o su un pezzo di legno, in negativo dell'immagine che si vuole riprodurre. E questo strumento è veramente efficace per la street art perché la street art, perseguitata per tanti anni, veniva riprodotta di notte e quindi aveva necessità di essere rapida, bisognava rapidamente riprodurre le immagini che si volevano. Inoltre, addirittura consente di moltiplicare la stessa immagine in vari punti della città rapidamente. Non è nemmeno da dimenticare la creazione di opere tramite stencil uniche per le loro imponenti dimensioni. Ma in tutto questo, dov'è la matematica? Vediamo un po' le similitudini. Ecco, dicevo poco fa che lo stencil, ma vedremo tra un po' anche i murales, riproducono delle immagini di dimensioni veramente sorprendenti, notevolmente ingigantite. E questo richiama le similitudini. In matematica, sappiamo, sono un argomento chiave delle trasformazioni geometriche, proprio perché in certi termini viene riprodotta l'immagine reale conservando la forma, conservando le proporzioni, la regolarità, semplicemente modificando le dimensioni. E poi c'è un grande utilizzo delle ombre nella street art, proprio per riuscire a trasformare un'immagine bidimensionale in una tridimensionale. L'arte classica utilizza la prospettiva. In realtà qui c'è la prospettiva, però è resa
veramente interessante dal punto di vista visivo, grazie proprio all'utilizzo delle ombre. E poi c'è questa composizione dei colori che gli artisti di strada effettuano a seconda di quello che a loro serve, quindi in tempo reale, che serve proprio a rendere l'immagine al meglio delle sue potenzialità. Questa tecnica dello stencil, dicevamo, è antichissima. Abbiamo visto tante mani primitive moltiplicate in negativo sulle pareti di molte caverne preistoriche, ma le troviamo anche nell'antico Egitto dei faraoni, nel Medioevo occidentale. Ecco, qui per esempio vedete la rappresentazione, una classica, di una tomba di un faraone. Qui si nota, se notate, proprio l'utilizzo dello stencil, cioè le figure sono tutte uguali. Uguali tra loro. Poi c'è l'utilizzo di trasformazioni geometriche, appunto, che si intravedono insomma, nella riflessione delle immagini, nelle traslazioni, rotazioni. Quindi ci sono oggetti rotati, traslati, riflessi. Una parentesi interessante, anche Gauguin, parecchi anni dopo, per non dire secoli, riproduce una cosa simile, cioè è come se, riprendendo un'idea del passato, un'immagine del passato, cerca di immaginare attraverso quello che lui sta realizzando adesso una visione del futuro. Qui si intravedono le stesse caratteristiche dell'immagine precedente. La tecnica dello stencil la ritroviamo in tantissime opere, anche questa opera che è a Trento, presente in una cappella, in cui è denominata la Cappella dei Mesi, e cioè la rappresentazione dello scorrere del tempo lungo un anno, in cui il drappeggio sottostante le raffigurazioni dei mesi è fatto appunto tramite la tecnica dello stencil. Quando lo si vede dal vivo sembra un drappeggio vero, non si ha l'impressione di essere davanti a un'opera muraria. Un'altra tecnica della street art è quella degli stickers, e cioè se nelle strade si aguzza la vista, si possono scorgere facilmente questi schizzi di piccole dimensioni che quasi si contrappongono al gigantismo dei murales. E del murales, invece, ci interessa questo aspetto delle dimensioni vertiginose e soprattutto il rapporto che il murales instaura con lo spazio ospitante. Ora, che sia un muro estemporaneo, un'architettura civile o industriale, l'abilità dell'artista consiste nell'immaginare un progetto di site specific, cioè tenendo conto delle caratteristiche intrinseche della superficie che andrà ad affrontare, delle imprecisioni, delle sue aperture, dei suoi prolungamenti, realizza l'opera facendo diventare questi aspetti non dei limiti, ma proprio delle potenzialità. E quindi, sempre alla ricerca dell'intreccio. Cosa c'è qui di matematica? Beh, c'è la geometria delle percezioni, il tridimensionale che viene rappresentato attraverso un'opera bidimensionale. E ora vi stupirò con quest'opera, che è un'opera di un famosissimo artista di strada, Peta, il quale utilizza proprio forme geometriche che agiscono interagendo con l'ambiente circostante. Qui, non so se notate, le sembra come se queste figure geometriche fuoriescano dal muro. Beh, il muro è un muro piatto, che però tutto sembra fuorché piatto, sembra davvero formato da questa architettura sorprendentemente tridimensionale. E anche quest'opera è un'opera in cui l'arte proprio è dirompente, sembra fuoriuscire dal palazzo. Ma qui anche la matematica sembra voler fuoriuscire dallo schermo. Infatti, proprio la geometria, è proprio presente in massima misura, e quello che soprattutto ne sottolinea la specificità sono i giochi di ombre, i colori che, Peta utilizza. Non potevo non considerare il murales messicano. Questo è un classico murales. Perché messicano? Beh, perché diciamo che il murales nasce storicamente proprio in Messico per un'esigenza di ritrovare una nuova identità nazionale.
Naturalmente poi si estende, diventa internazionale nel primo dopoguerra e quindi lo ritroviamo in Francia, in Messico e anche nell'Italia fascista. L'opera d'arte muraria deve essere vissuta dal popolo come patrimonio e valore collettivo e viene attuata con finalità sia educative che propagandistiche. Purtroppo, nell'Italia fascista la propaganda non è positiva, ma è fortemente negativa, e questo va sottolineato. Ancora un'opera interessante, questa è un'opera di Sironi, non potevo non citarlo. Naturalmente in questo viaggio nella street art io ometto di citare tanti artisti di fama nazionale e internazionale, ma perché non c'è tempo. Ma Sironi non potevo, perché c'è questa opera che subito mi è venuta in mente quando ho guardato il titolo del progetto di cui questo seminario fa parte, e cioè Art and Science. E quest'opera presente alla Sapienza di Roma si chiama proprio L'Italia tra le arti e le scienze. Ora, prendo questa frase di Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, l'essenziale invisibile agli occhi, perché torno a sottolineare la caratteristica di questo tipo di arte, un'arte che inizialmente veniva ritenuta un'arte, permettetemi, di serie B, perché appunto era più un'arte di sfregio che non una vera e propria arte. In realtà poi si è rivelata essere un'arte a tutto tondo, proprio perché racchiude quell'essenziale di cui parla Saint-Exupéry, scusate, e cioè l'essenziale non è ciò che si coglie con gli occhi, ma quello che percepiamo con il cuore, in un certo senso. Vi dicevo, attualmente questa forma d'arte è notevolmente d'avanguardia, e giusto così per richiamare Banksy, un suo quadro famosissimo, battuto all'asta per 7,6 milioni di sterline, che si è disintegrato immediatamente dopo essere stato battuto. Quest'artista misterioso ci fa sempre incuriosire. Arte e matematica. Allora, io trovo l'intreccio, l'ho trovato in tutto il percorso, sia come arte che si serve della matematica, sia come matematica che interpreta l'arte. E quindi quello che posso dire è che queste due, diciamo così, discipline sono principali attività del pensiero in cui rientra la creatività, l'organizzazione, il rigore, lo stile. Tutto accomunato da questa parola, dalla bellezza, è quella che ci spinge verso lo studio sia della matematica, sia dell'arte, sia del loro intreccio. Ecco, la matematica sicuramente è l'anima segreta dell'arte, questo mi piace dirlo da matematica. Ma ora mi piace chiudere con quest'opera. Questa è un'opera recentissima, è stata realizzata il 19 marzo scorso. E cioè J.R., sempre un artista di strada, è stato capace di, attraverso quest'opera intitolata La ferita, di lanciare un messaggio e far riflettere sul tema dell'accessibilità alla cultura. Ora, questo è uno squarcio che si trova sulla facciata di Palazzo Strozzi, dove attualmente vi è un'esposizione di arte contemporanea. Dovuta insomma a Galanzino, il quale ha voluto che questo progetto fosse visibile a tutti. E questo, tra l'altro, quest'opera di street art è proprio dei giorni nostri, cioè rivela questo disagio che stiamo vivendo e cioè la necessità di poter tornare ad abitare queste sale legate all'arte. Ebbene, anche in quest'opera c'è tanta, tanta matematica. E allora, grazie per l'attenzione. Grazie a te Antonella, grazie per averci illustrato un po' il legame tra matematica e arte e averci ricordato che entrambe sono così, diciamo, democratiche. Allora, dunque, la chat è aperta per le domande. Per chi non dovesse vedere la chat, vi pregherei di refreshare la pagina internet, del vostro browser. Quindi Antonella è disponibile adesso a rispondere
alle vostre eventuali curiosità. Io le volevo chiedere brevemente, ci hai parlato soprattutto di arte che può essere, diciamo, bella quanto la matematica. Ci spiegheresti la tua opinione su quanto invece la matematica possa essere bella? Certo, ecco, la matematica spesso viene percepita come una materia arida, distante dalla realtà. Invece, attraverso questo percorso, ho voluto mettere in evidenza quanto la matematica sia fortemente presente nella realtà, per esempio nella realtà dell'arte, no? Ecco, la bellezza della matematica sta proprio nella creatività della matematica, cioè come fa la matematica a essere serva di quest'altra disciplina? E cioè la matematica diventa lo strumento attraverso cui l'arte si può manifestare. E qui diventa fortemente creativa la matematica perché deve inventare degli strumenti per rendere l'arte altrettanto bella e stupefacente. Ok, ti ringrazio Antonella. Allora, abbiamo la prima domanda. Ci chiedono, secondo lei anche il disordine è matematica? Ecco, dipende. Il disordine è uno degli elementi studiati dalla matematica. Il disordine, detto anche caos, viene studiato dalla matematica e sicuramente ci sono dei risultati che dimostrano che il disordine può essere in qualche maniera sovrastato da una struttura che ne regola e ne regolarizza l'apparente disordine. Quindi sì, anche il disordine è matematica. Dunque, ci chiedono se secondo lei anche gli oggetti celesti possono essere interpretati come forme d'arte. Ecco, gli oggetti celesti hanno un potere, e cioè quello di generare in noi delle suggestioni, delle forti suggestioni. Tenete conto che guardare un cielo stellato è una cosa che ci rende, per certi versi, felici, per certi versi, ci stupisce, ci fa, come dire, ci lascia senza fiato. Quindi, certo, se interpretiamo forme d'arte, tutto quello che suscita in noi delle emozioni, certamente anche un cielo stellato può essere una forma d'arte. Avevo io una curiosità, tu ci hai parlato tanto della street art, che con Banksy ha visto, diciamo, un enorme, trionfo negli ultimi anni. Tu hai una preferenza particolare tra le opere di quest'artista o tra le opere della street art in generale? Allora, sì, cioè nel senso che non vi nascondo che quando ho cominciato a pensare a questo seminario, inizialmente ne avevo organizzato uno classico in cui ricalcavo un po' le opere classiche. Pensate per esempio Piero della Francesca, Leon Battista Alberti, Masaccio, questi insomma artisti famosi che in maniera proprio evidente trattano della prospettiva, di questioni che riguardano la matematica. In maniera per un matematico abbastanza evidente. Ecco, mi sono affacciata ad un mondo nuovo proprio per curiosità e inizialmente guardavo queste opere con stupore. Quando ho cominciato a prendere proprio volumi, tutto quello che c'è in letteratura sulla street art, non vi nascondo che mi sono veramente appassionata e penso che la prima cosa che farò quando avrò la possibilità di viaggiare è andare di corsa a Londra. Perché ho bisogno di vedere dal vivo alcune delle opere che ho trovato nella letteratura. Quindi di opere mie preferite ce ne sono tante, però per esempio quell'artista J.R., oltre a Banksy ovviamente, mi incuriosisce non poco. Voglio andare a toccare con mano queste opere, non vedo l'ora. E speriamo che ci lascino presto liberi di muoverci. Allora, abbiamo un'altra domanda. La matematica rende l'arte più gradita e perfetta? Beh, diciamo che la matematica è stata, come vi dicevo prima, un po' una disciplina di cui l'arte si è servita.
Cioè, se voi guardate, rispondo allo studente, cioè a colui che mi ha fatto questa domanda, se voi guardate le opere precedenti al 1400, per esempio, ma già vi ho mostrato ad esempio i murales dell'antico Egitto, ma se anche andiamo nella Cappella degli Scrovegni e cito Giotto, lì si coglie uno stesso piattismo perché all'epoca non si conosceva ancora la prospettiva, non c'era proprio la possibilità di rendere l'immagine quanto più vicina alla realtà. Bene, la matematica ha tirato fuori attraverso alcuni strumenti, per esempio il prospettrografo, è uno strumento che permette di riprodurre un oggetto similmente alla realtà. Quindi, sì, probabilmente la matematica rende l'arte perfetta, nel senso che gli offre degli strumenti per poter rappresentare al meglio quello che l'arte vorrebbe rappresentare, e quindi la realtà. Anche apro e chiudo una parentesi, anche se penso all'astrattismo. L'astrattismo è un movimento artistico che si allontana dalla realtà, che rappresenta tutto fuorché la realtà. Anche lì il gioco di colori, il gioco di forme è tale da rendere bello quello che si osserva. E quindi è l'opera stessa, cioè l'opera d'arte non è generata con un'idea, ma l'idea è proprio l'opera stessa. Ecco, lì la matematica trionfa. Quindi sì, la risposta secondo me è sì. L'arte può influenzare la matematica? Sì, certo, leggo la domanda. Sì, può influenzare la matematica, tant'è vero che la prospettiva, per esempio, in matematica, quindi tutta la geometria proiettiva, che oggi è una teoria, ma lo è già da tanti anni, nasce perché gli artisti del Quattrocento avevano l'esigenza di rappresentare in piano quello che vedevano in tre dimensioni. E quindi abbiamo dei risultati geometrici che è stata l'arte a richiedere. Quindi è proprio un intreccio tra queste due discipline, sembra quasi un intreccio indissolubile. Una si serve dell'altra e viceversa. Grazie Antonella. Allora ci chiedono, la matematica può essere usata come una forma d'espressione allo stesso modo dell'arte? Sì, io da matematica vi dico di sì, perché bisogna avere, come diceva Sauteperi, bisogna avere la possibilità di guardare non solo con gli occhi. Allora, se io guardo una formula matematica così com'è, non vivo, come dire, questa forma espressiva gradevole, ma se io conosco e riesco a percepire da dove viene fuori quella formula, da quale esigenza reale, quante evoluzioni ha vissuto, quanti matematici ci hanno lavorato, beh, lì ci vedo del fascino, ci vedo davvero qualcosa che mi incuriosisce e mi stupisce. Ora ci chiedono, la matematica è una forma d'arte, può essere definita così? Allora, la matematica non è una forma d'arte, nel senso che gli artisti e chi fa arte direbbe: ma che dici, no? A me verrebbe di dire di sì, perché dipende da come la si vive, da come la si interpreta. E allora, se gli elementi che definiscono una forma d'arte sono gli elementi espressivi visivi, lo stupore, la meraviglia, la bellezza, la creatività, ma anche il rigore, beh sì, la matematica diventa una forma d'arte. Se penso alla matematica come una disciplina astratta, avulsa dalla realtà, fatta di rigidità, fatta di aspetti, come dire, slegati, aridi, beh, è difficile vederla come forma d'arte. Ora ci chiedono, esiste una bellezza e un'armonia al di fuori delle leggi matematiche? Questa si riallaccia un po' alla prima sul caos. Certo, allora sicuramente bellezza e armonia ci circondano, noi siamo immersi nella bellezza, basta guardare un fiore, basta guardare un cielo al tramonto, per esempio, no? In cui c'è un'armonia di toni di colore che veramente sembra dipinta dal migliore degli artisti. Tuttavia, ci sono delle leggi matematiche che ci permettono di interpretare questi fenomeni naturali, belli e armoniosi che ci circondano.
queste leggi matematiche sono venute fuori proprio per questa esigenza, poi sono diventate astratte, ma inizialmente spesso sono richieste proprio per questo. Pensate per esempio a un girasole. Allora, l'ultima domanda. Qui ci chiedono di argomentare un po' tra le differenze e i punti in comune tra la matematica come strumento per l'arte per Brunelleschi e come invece viene interpretata per la street art. Allora, Brunelleschi e la street art hanno in comune, per esempio, disegni, immagini prospettiche. Infatti, Brunelleschi propone delle immagini che assomigliano a quelle reali, punto di fuga, immagini che diventano tridimensionali, che noi ritroviamo fortemente nella street art. Qualche elemento di differenza. Brunelleschi cerca attraverso il colore di dare vivacità alle sue opere e ci riesce compatibilmente con la sua epoca. Oggi la street art è proprio attraverso le varie cromie e l'accostamento di queste cromie che rende le opere veramente straordinarie. Quindi ci sono punti di, come dire, di collineazione, punti di invece disallineamento, però sicuramente ci sono degli elementi comuni. Ok, grazie Antonella davvero per il tuo contributo e la disponibilità. E adesso vi introduco la seconda parte di questo evento che sarà curata dalla dottoressa Maria Rita Coluccia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Lecce. Ciao Maria Pomeriggio, Rita, grazie, ciao. grazie Rosamaria, grazie. È un piacere per me introdurre la seconda ospite, che è Anna Rita Longo. Farà un intervento dal titolo Fallacie logiche e inganni del pensiero. Anna Rita è un'insegnante di lettere al liceo, è dottoressa di ricerca in filologia patristica medievale e umanistica. È socia effettiva del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, e da sempre si occupa di divulgazione scientifica, collaborando a diverse riviste e pubblicazioni a carattere scientifico e culturale, per esempio Le Scienze, Mente e Cervello, National Geographic Italia, Scientificast. Anna Rita è soprattutto una persona curiosa che ama imparare cose nuove e crede profondamente nell'importanza della condivisione del sapere. Io non voglio rubare altro spazio alla nostra ospite, lascio la parola a lei. Ciao Anna Rita e a voi buon Ciao, ascolto. grazie, grazie mille, è veramente un piacere per me stare qui in vostra compagnia. In primo luogo perché mi sento a casa quando parlo ai ragazzi, perché questa è la parte principale, più bella e più importante del mio lavoro. Dico sempre che i ragazzi sono la parte migliore della società e non sono mai stata smentita, sinceramente. Allora, io vi invito a fare un piccolo esercizio di visualizzazione. Allora, mettiamo che un giorno io abbia deciso di puntare la sveglia una ventina di minuti prima e di dire: Ok, questa volta fisso 20 minuti la sveglia prima sul cellulare e finalmente faccio le cose con calma. Potrò magari dare anche una ripassatina prima di andare a scuola alla lezione per la quale devo essere interrogato e farò finalmente le cose con calma senza scapicollarmi. Andrà questa volta tutto bene. Mi alzo, sento suonare la sveglia, cerco di riprendermi, cerco di ricordarmi chi sono e come mi chiamo, disattivo la sveglia e a questo punto, all'atto di disattivare la sveglia, mi accorgo che c'è una manciata di notifiche sullo schermo. Per esempio, il sistema di messaggistica mi ha avvisato che qualcuno mi ha scritto e che mai sarà, controllo un secondo, non sarà poi un problema, in fondo quanto ci vuole. E a questo punto mi accorgo che sui social qualcuno mi ha mandato un messaggio diretto e anche lì controllo rapidamente, dai, non perderò poi tanto tempo. E diamo un'occhiata a questa foto. Ah, ma guarda, è tanto tempo che non lo vedo, lo dovrei forse ricontattare e via discorrendo. Quante volte ci è capitato? E alla fine quello che succede è che quei 20 minuti che avevamo programmato
come momento per fare le cose con calma, non solo sono passati, ma mi sono trovato ancora più in ritardo del solito. E che cosa è successo? Succede che noi esseri umani siamo maledettamente incapaci di imparare dall'esperienza e dai nostri errori. Noi siamo una specie che si è dato un nome estremamente superbo, ci siamo dati da soli il nome di Homo sapiens, però purtroppo quello che succede è che questa presunta razionalità che denoterebbe il nome della nostra specie, in realtà pochissime volte noi la mettiamo a frutto. Noi non siamo assolutamente in grado, come dicevo, di imparare dall'esperienza. E quello che è successo con il cellulare, che cosa è stato? Nel nostro cervello tutte le cose che ci gratificano, noi tendiamo a rifarle. È un meccanismo che mette in gioco i neurotrasmettitori, che sono quelle sostanze che permettono ai neuroni fra loro di comunicare. E che per esempio in questo caso, siccome vedere una notifica e sapere che qualcuno ci ha pensato, oppure per esempio osservare un messaggio, ricordarci di essere magari una piccola parte nella vita di qualcuno, di contare per qualcuno, ci ha gratificato e ci ha provocato una scarica di un neurotrasmettitore chiamato dopamina, che è implicato in un circuito chiamato della ricompensa. È più o meno quello che ci succede quando mangiamo, che ne so, della cioccolata, è buona e purtroppo tendiamo, sappiamo, a ripetere l'esperienza di mangiare la cioccolata. Perché? Perché ci gratifica, perché ci piace. E quindi quello che è accaduto è che chi ha interessi economici a cercare di trattenerci su una piattaforma, perché noi andiamo a finire sulle piattaforme di social network oppure sulle piattaforme di messaggistica? Perché ci sono degli interessi economici collegati a delle, per esempio, sponsorizzazioni, alle pubblicità che noi vediamo di fianco, che fanno sì che determinate aziende abbiano l'interesse ad avere i nostri dati. Quindi quello che dobbiamo tenere presente è che è difficile che riusciamo ad uscire da circoli viziosi ed è difficile che impariamo a fare la cosa giusta al momento giusto. Anche quando si tratta di piccole cose, sfruttare in maniera razionale il tempo senza scapicollarsi. Per esempio, nel 2002, uno psicologo israeliano, Daniel Kahneman, ha vinto il premio Nobel per l'economia, e già questo è interessante, uno psicologo che vince il premio Nobel per l'economia. Perché? Perché ha messo in luce dei collegamenti magari inaspettati fra ambiti del sapere che secondo noi avrebbero magari di primo acchito poco a che fare. Cioè ci ha invitato a valutare quanto sia importante anche nel campo dell'economia, soprattutto quando sono implicati dei processi come le nostre scelte, decidere quando c'è un caso incerto. E cioè noi tutti i giorni, tutte le volte che dobbiamo fare un acquisto, per esempio, oppure prendere una semplice decisione nella vita quotidiana, dobbiamo scegliere in condizioni di incertezza. E anche lì, così come quando facciamo un acquisto, oppure in generale quando esprimiamo una valutazione, molte volte non riusciamo a prendere la decisione più razionale, perché quello che ci guida sono soprattutto le emozioni e gli aspetti razionali. È molto collegato alla tematica dell'arte, perché se ci pensate l'arte è qualcosa che muove le nostre emozioni. Ma vediamo in che senso questa cosa ci può far prendere decisioni sbagliate. Per esempio Kahneman ci ha insegnato che spesso noi non decidiamo sulla base di tutti i dati che potremmo raccogliere, ma sulla base di brevi escamotage mentali che ci portano a conclusioni nel tempo più rapido possibile. Perché lo facciamo? Perché nel corso della nostra storia è stato talvolta importante decidere in maniera rapida. E questi escamotage mentali vengono chiamati euristiche. Chi fa il liceo classico, per esempio, avrà sentito che c'è di mezzo la radice del verbo, del simpaticissimo verbo greco eurisco. Lo sanno bene, ragazzi del classico, che talvolta non è tanto simpatico.
E le euristiche sono quegli escamotage mentali che ci aiutano a prendere decisioni veloci e spesso sbagliate. Fra queste decisioni ci sono quelle che noi chiamiamo tecnicamente bias. Sono delle particolari euristiche usate quando noi dobbiamo esprimere dei giudizi. E purtroppo, essendo rapide, spesso trasformano questi giudizi in pregiudizi. Cioè quello che succede è che invece di decidere secondo elementi razionali, decidiamo con delle idee preconcette. Facciamo un altro esempio. Vi è mai capitato di ordinare qualcosa su internet o anche di vedere un vestito in un negozio, un paio di scarpe in un negozio, di acquistarle con tanto entusiasmo, tornati a casa oppure dopo aver ricevuto il pacco, di rimanere drammaticamente delusi? Oddio, mi sembravano molto più belli, perché mi hanno deluso così tanto? È vero che ogni tanto gli store su internet effettivamente ci fanno arrivare pacchi con dei prodotti che corrispondono poco all'immagine pubblicitaria, ma in quel caso ci troviamo di fronte ad una frode. Ma in molti casi, se noi consideriamo effettivamente il bene che abbiamo di fronte, non possiamo onestamente dire che si tratti di qualcosa di davvero diverso. E allora che cos'è? E c'è il fatto che quella bella immagine su internet, con i colori così ben orchestrati, con quel bel banner che attira la mia attenzione, oppure nel negozio, quella particolare disposizione delle luci, e poi per dire anche il complimento che mi ha fatto il commesso o la commessa quando io ho indossato, che ne so, quel paio di scarpe che poi effettivamente mi rendo conto che sono orrende una volta che le ho portate a casa. Tutte queste cose hanno contribuito a far sì che io prendessi una drammatica cantonata. Ecco, io ho ragionato attraverso delle euristiche, attraverso quelli che sono dei pregiudizi. E questo particolare tipo di bias si chiama effetto cornice. E si chiama effetto cornice perché è un trucco che usano anche gli artisti. Mettere la cornice adatta nel quadro adatto lo può rendere più attraente. Per cui illuminare bene, per esempio, un vestito all'interno di un negozio, oppure mettere una bella, gradevole musica, offrire un cioccolatino, una bevanda al cliente, possono creare una cornice che mi induce a tornare in quel negozio e a spendere più volentieri i miei soldi. Non ho preso delle decisioni razionali, ho preso delle decisioni sulla base della cornice. Purtroppo questo vale anche per l'informazione giornalistica, ad esempio. Consideriamo che una stessa notizia presentata in un modo piuttosto che in un altro può indurmi a dire, oddio, questo è un problema interessante oppure questo è un problema di poco conto. Alcuni dei problemi più importanti che noi stiamo attraversando, quello del cambiamento climatico, nel corso del tempo si è visto che sono stati presentati in maniera che ne sminuiva l'importanza in passato e solo adesso pian piano si sta rimediando da questo punto di vista. Ma facciamo un altro esempio. Se io vi dicessi che un ristorante applica uno sconto del 10%, del 5%, di quanto vogliamo, se si paga in contanti, tutto sommato mi sembrerebbe una gentilezza da parte del gestore del ristorante. Ecco, mi sta facendo guadagnare qualcosa se scelgo di pagare in contanti. Se presentassi la stessa, se vogliamo, questione con termini negativi, per dire questo ristorante ti fa pagare di più se paghi con la carta, ecco, questo sembrerebbe una bella fregatura. Ma come si permette il gestore di questo ristorante? Ma in fondo è la stessa cosa. Eppure sto cambiando la cornice, di conseguenza cambio il modo in cui l'evento viene percepito. Allo stesso modo, l'effetto ancoraggio è uno degli effetti più forti. Per esempio, per quale ragione veniamo sempre continuamente attratti dagli sconti dei negozi?
perché è magari un bene che non avremmo mai acquistato se non fosse in saldo, perché sentiamo un'attrazione improvvisa non appena lo mettono in saldo? Molto spesso perché confrontiamo il prezzo scontato, che giustamente per ragioni di trasparenza e anche per ragioni legali viene individuato, viene esplicitato, con il valore precedente. Il fatto di confrontarlo, il fatto che per noi è veramente difficile valutare l'effettivo valore di un bene, di qualcosa, mi porta a considerare lo sconto di per sé un affare. È anche un meccanismo psicologico famoso che ha sfruttato Steve Jobs quando nel 2010 presentò per la prima volta un prodotto simbolo per la Apple come l'iPad, e l'iPad era un prodotto che effettivamente è stato il primo tablet conosciuto da tutti. La gente a quel tempo, per dire, neanche sapeva che cosa fosse un tablet. Pensate che si stupiva semplicemente per il fatto che riorientando lo schermo si spostavano le icone. Voi direte, mamma mia, che stupori da boomer, no? Eh sì, era un'epoca in cui ci si stupiva di queste cose perché non si conoscevano. E allora Steve Jobs, proprio per sottolineare quanto fosse conveniente l'acquisto di un iPad, proiettò dietro di sé la cifra $999, poi la fece cancellare e sostituire con 499, che era il prezzo di partenza per la versione proprio base, che poi alla fine nessuno acquistava, suscitando un delirio, chiaramente, come se fosse chissà che affare, presso quelli che lo stavano ascoltando, sfruttando l'effetto dell'ancoraggio, cioè il precedente prezzo fatto sembrare l'altro prezzo come estremamente conveniente. Non era chiaramente una valutazione oggettiva, ma una valutazione fortemente emotiva. Oppure, uno dei meccanismi di cui è molto importante essere consapevoli è il fatto che l'elemento che lavora di più dentro di noi è l'incapacità di riconoscere quando ci sbagliamo. Ecco, quante volte ci capita, leggendo i post sui social delle altre persone, di dire, oddio, come fa la gente ad essere così sciocca? Come fa la gente a dire queste cose? Oppure, discutendo con gli altri, anche dal vivo, quante volte pensiamo che abbiano torto gli altri e che invece siamo noi ad avere le idee più chiare, ad avere ragione? Purtroppo succede a tutti di percepirsi come più ragionevoli e maggiormente nel giusto rispetto agli altri. Per esempio, negli anni 50 lo psicologo Leon Festinger scoprì che addirittura la nostra mente lavora così tanto per convincerci di avere sempre ragione, che addirittura gli adepti di una setta che avevano annunciato la fine del mondo, gli alieni però sarebbero venuti a salvarli, di fronte al fallimento totale di questa profezia, perché non è finito il mondo e gli alieni non si sono manifestati, a questo punto no, ci si aspetterebbe che ci si sarebbe aspettato che questi seguaci riconoscessero il totale fallimento della loro dottrina. Invece no, hanno detto che gli alieni li avevano salvati in quanto la loro fede aveva emanato così tanta luce da indurli a dare ai terrestri un'altra possibilità. Possibile che si ragioni in maniera così assurda? È un po' la storia della volpe e dell'uva nella famosa favola di Esopo, poi ripresa anche da Fedro. No, non la voglio quell'uva, in realtà non riuscivo a raggiungerla, però la verità è che non la voglio, non mi piace. La verità è questa: quando i fatti smentiscono quello che pensiamo, troviamo molto più facile per la nostra autostima smentire la realtà e attaccarci ancora di più alle nostre convinzioni. Ed è un effetto fortissimo, talmente forte, che è veramente complicatissimo riuscire a riconoscere i propri errori, purtroppo. Ed è un meccanismo di cui dobbiamo essere consapevoli, perché spesso porta ad una notevole conflittualità sia nei rapporti umani nella vita reale sia attraverso i social network.
che tendono ad amplificare ulteriormente il conflitto all'interno della comunicazione. Oppure c'è il famoso effetto Dunning-Kruger, anche questo spesso citato a sproposito. Spiego di che cosa si tratta. Vi è mai capitato dopo un'interrogazione di rimanere delusi dal voto? Di pensare di essere stati valutati in maniera ingiusta? E purtroppo capita a tutti, capita anche agli studenti che fanno un esame universitario, dire però ero convinto di essere andato meglio e il prof mi ha dato un voto più basso rispetto alle mie aspettative. Ebbene, questi due psicologi, David Dunning e Justin Kruger, scoprirono che le persone tendono a sovrastimare le proprie capacità. In breve, le competenze che ci rendono bravi in un compito sono le stesse che ci rendono in grado di valutarci. Per cui è l'insegnante, in questo specifico caso, ad avere l'esperienza che gli consente di valutarci in maniera precisa. Ed è poi, però c'è l'altra parte, c'è l'altra faccia della medaglia, dall'altra parte però bisogna dire che una delle competenze più importanti che l'insegnante deve dare è quella dell'autovalutazione, quindi quando si arriva a trasmettere agli studenti la competenza di autovalutarsi vuol dire che si è fatto bene il proprio lavoro. E quindi anche in questo caso si dice spesso che è più facile che la persona incompetente si senta più competente di quello che è. E però anche su questo spesso l'effetto Dunning-Kruger viene chiamato in causa per attaccare gli altri. Un bravissimo scienziato e comunicatore della scienza, Matteo Cerri, per esempio, ha messo in evidenza come spesso lo fraintendiamo questo effetto Dunning-Kruger e lo usiamo come un'arma per ribattere verso gli altri. Sono sempre gli altri ad essere preda dell'effetto Dunning-Kruger, noi mai. E oltretutto ha messo anche in evidenza Matteo Cerri come tanti elementi di cui hanno parlato Dunning e Kruger nei loro studi spesso vengano fraintesi e riportati male. Quindi il modo in cui le persone parlano di questo effetto è una delle prove dell'effetto stesso. Attenzione quindi, non bisogna mai usare tendenziosamente uno di questi meccanismi come arma contro gli altri, perché è un modo veramente molto scorretto di sostenere le proprie idee. Oppure il cosiddetto bias di conferma. Dicevamo, a tutti piace essere nel giusto. Ci piace che gli altri ci diano ragione. E tante volte il problema è che anche il nostro modo di cercare informazioni tende ad essere viziato da questa cosa. Se io voglio sapere se una determinata cosa fa male, mettiamo, che ne so, prendiamo una qualunque cosa, i mirtilli fanno male. Diciamo un'assurdità, i mirtilli fanno male all'udito, cioè è un'associazione assurda. Purtroppo il modo in cui io faccio le ricerche fa in modo che si selezionino soltanto i dati che confermano questo assunto. Se io ho un dubbio che riguarda i vaccini, se io sulla barra di ricerca di Google faccio una ricerca specifica su quel dubbio, troverò le fonti che lo confermano. Ma perché? Perché ho selezionato l'informazione attraverso le chiavi di ricerca. Questo però porta a leggere ulteriori cose che confermano il pregiudizio che io ho. Per non parlare del fatto che accanto a questo bias di conferma c'è il bias di gruppo, e cioè tutti tendiamo ad accompagnarci, sia nella vita reale sia nella vita virtuale, social, a persone che la pensano come noi. Tant'è vero che quando una persona ci dà fastidio perché pensa le cose in maniera troppo diversa da noi, che facciamo? La escludiamo, la blocchiamo, la rimuoviamo dalle amicizie. Di conseguenza, come ha illustrato per esempio il gruppo di ricerca di Walter Quattrociocchi, questo ricercatore, che adesso è in servizio alla Sapienza di Roma dopo essere stato a Capo-Oscar e in altre strutture universitarie, lui ha scoperto che tutte le persone tendono a rinchiudersi in camere dell'eco, cioè luoghi reali e virtuali, lui ha studiato quelli virtuali,
in cui tutti la pensano nella stessa maniera. Ma se tutti tendono a pensarla nella stessa maniera, si rinforzano anche tra loro nei loro pregiudizi. Il meccanismo delle camere dell'eco, che si può anche chiamare meccanismo delle bolle, infatti si usa dire, per esempio, che tutti ci chiudiamo in bolle omogenee, quello è il problema delle bolle, che sono omogenee, tutti la pensano nella stessa maniera, porta anche alla radicalizzazione del pensiero. Tant'è vero che uno dei modi attraverso cui si fanno radicalizzare le persone che, per esempio, appartengono a gruppi terroristici, una cosa estremamente triste, drammatica, è proprio quello di farli accompagnare solo a persone che la pensano nella stessa maniera. Gli stessi latini dicevano «senatores pro viviri, senatus mala bestia». I senatori, presi singolarmente, sono brave persone. Il senato è purtroppo una bestia malvagia. È un po' quello che chiamiamo la logica del branco. Pensateci. Purtroppo capita, e anche questo è un bias tipico della nostra specie, che la presenza degli altri ci faccia sentire deresponsabilizzati. Seneca metteva, per esempio, molto in guardia a quello che succede quando noi ci troviamo dentro una folla, spegniamo il cervello e agiamo non come persone ma come un branco, come un gruppo, che per esempio nei social è quello di una bolla, di una camera dell'eco. Ecco quello che succede a selezionare troppo le persone che la pensano in maniera omogenea, cioè è bene cercare di rimanere sempre fedeli ai propri principi, se i propri principi sono corretti, eccetera, ma attenzione all'effetto camera dell'eco. Oppure, una delle euristiche più frequenti è l'euristica della disponibilità. Noi abbiamo una mente pigra, per cui di solito decidiamo in base a quello che ci viene presentato più spesso sotto gli occhi. Per dire, più o meno tutti abbiamo l'idea che nel mondo dello spettacolo i divorzi siano maggiori rispetto alla popolazione generale, vero? E perché? Perché dei divorzi di VIP si parla tantissimo, ma nessuno parla dei divorzi, che ne so, di persone che fanno lavori che non li mettono sotto l'attenzione degli altri, che non appartengono al mondo dello spettacolo, per cui finiamo per avere quell'idea, quel pregiudizio. Oppure molti di noi hanno molta più paura di un viaggio aereo rispetto ai viaggi in automobile, anche se statisticamente si sa che viaggiare in automobile comporta maggiori rischi. Oppure molti di noi magari ritengono più pericoloso, per esempio molti possono aver paura di morire in un attacco terroristico quando si spostano in determinate zone, piuttosto che di morire soffocati mangiando, anche se l'evento statisticamente l'evento di morire soffocati è molto più frequente, non fosse altro per il fatto che l'atto di mangiare è qualcosa che compiamo più volte al giorno e si tratta, c'è una fetta significativa di persone che si sono strozzate attraverso il cibo, mettendo in pericolo la loro vita. Però siccome l'attacco terroristico è portato all'attenzione mediatica, effettivamente questo ci porta, siccome ci viene presentato più spesso, a concludere che sia un problema più impellente rispetto all'altro. Ma torniamo all'esperienza quotidiana, per esempio all'interno della scuola. L'effetto alone è un altro di bias di cui, per esempio, come insegnanti veniamo spesso, con il quale gli insegnanti vengono spesso a contatto e dal quale gli insegnanti devono imparare a guardarsi. Per esempio, è noto che le valutazioni precedenti tendono a influenzare le valutazioni successive ed è per questo che sta alla professionalità del docente utilizzare una serie di strategie che evitano che i voti diventino una ripetizione dello stesso voto in serie, oppure creare un'etichetta su uno studente, lo studente bravo, lo studente svogliato, lo studente primo della classe, che influenzi la valutazione, si chiama effetto alone, e chiaramente fa parte della professionalità dei docenti,
intraprendere una serie di strategie per evitare queste cose. Ma questo succede anche nel momento in cui, per esempio, abbiamo rapporti con delle persone nella vita quotidiana, nell'amicizia, tendiamo a considerare lo stesso gesto come un gesto gentile o un gesto poco gentile, un gesto che evidenzia una nobiltà d'animo o un gesto ignobile, a seconda dell'idea che abbiamo della persona. Purtroppo la percezione che abbiamo delle persone influenza anche la percezione che abbiamo dei loro gesti, e dobbiamo purtroppo accettare il fatto che nessuna nostra valutazione è completamente neutrale. A questo punto, che cosa vorrei che passasse? Dunque, se la nostra capacità di giudizio è tanto fragile, se molte delle nostre decisioni, della nostra capacità di valutare, è così sottoposta ad insidie, se siamo tanto spesso molto irrazionali, che cosa dovremmo imparare a fare? Imparare, per esempio, innanzitutto a rispettarci e a discutere in una maniera corretta. Qualche regoletta. Per esempio, non usare una serie di strategie che ci portano ad essere dei comunicatori disonesti e a fare cattiva comunicazione. Quando qualcuno ci presenta una sua tesi, non usiamo il cosiddetto argomento fantocciolo, straw man, cioè non prendiamo quello che sta dicendo spostandolo in maniera, cioè fornendo una versione estremizzata e ridicola, presentandola in modo caricaturale. In questa maniera io non solo non sto ribattendo a quello che mi sta dicendo colui al quale sto parlando, ma in realtà sto facendo qualcosa di veramente scorretto, sto trasformando la sua tesi in qualcos'altro, ed è qualcosa che si vede fare tantissime volte. Anzi, in realtà oggi all'argomento fantoccio è stato contrapposto semmai l'argomento dell'uomo d'acciaio, lo steel man argument, che consiste nel contrario: non solo per essere veramente onesto e dibattere in maniera razionale, io dovrei anzi aiutare la persona che ho di fronte a tirar fuori, a costruire la migliore forma del suo argomento, a tirare fuori tutti quegli aspetti facili da confutare, in modo tale che quando andrò a confutarlo potrò farlo sulla migliore versione di quello che dice e dimostrare di essere davvero bravo nel contestarlo, semmai. Poi, come si riconosce una persona che ci presenta le cose in maniera disonesta? Per esempio, le trasforma in una falsa dicotomia, e spesso lo fanno gli pseudoscienziati, per dire, ci presentano una pseudocura, una cura falsa, e ci dicono: scegli o questo, oppure il rischio di perdere la salute, o utilizzi questo complesso vitaminico, oppure non potrai conquistare una buona salute. Ma in realtà non è vero, chi l'ha detto che ci siano solo due alternative? Perché entrambe potrebbero essere poco valide e ci potrebbero essere tante alternative. O la cosiddetta fallacia del piano inclinato. Io faccio finta che se do ragione su una cosa, poi ne discenderà tutta una catena di ragioni. Ma chi l'ha detto? È spesso un argomento che si fa quando si propongono delle innovazioni, ad esempio in campo legislativo, e si dice: ma se si fa questo, poi chissà che cosa si verrà a creare. O il disonestissimo argomento ad hominem: invece di dibattere su quello che una persona sta dicendo, metto in dubbio la sua persona, invece di contestare quello che dice, cerco di dire che quella persona lì non è veramente in gamba. Potremmo continuare veramente per lungo tempo, ma innanzitutto vi darei un paio di suggerimenti di letture, perché insomma mi piace condividere le letture che mi sono piaciute, e poi vediamo un po' di concludere con la medicina efficace che la scienza ha trovato a queste situazioni. Per esempio il bel libro di Sara Galofalo, Sbagliando non si impara, che ci insegna come mai tendiamo a fare sempre gli stessi errori, il classico di Daniel Kahneman, Pensieri lenti e veloci, bellissimo libro che ci insegna perché non ragioniamo bene, spesso ragioniamo in maniera affrettata e logica, Sospettosi di Silvia Bencivelli, che ci insegna che non sono sempre
cioè che non siamo divisi in razionali ed irrazionali, ma tutti possiamo essere in certe circostanze della nostra vita delle persone irrazionali. Su questo stesso tema, Menti sospettose, di Rob Brotherton. E allora, qual è la ricetta della scienza? La ricetta della scienza per queste cose è appunto il metodo scientifico, che si basa su cose come la revisione fra pari, gli scienziati si controllano a vicenda, pubblicano su canali ufficiali per poter consentire agli altri di ripetere i loro stessi esperimenti e di controllarli. E per esempio gli esperimenti in campo medico, ad esempio, sono strutturati secondo il metodo del doppio cieco. Se io devo sperimentare un farmaco, ad esempio, lo sperimentatore e colui che lo riceve non sa se si tratti del farmaco vero o di un placebo. In questa maniera non è influenzato neanche dalla sua mente. Quindi, per esempio, non possiamo mettere la scienza e la pseudoscienza sullo stesso piano, perché il metodo seguito è diverso. Chiaramente non si tratta di un metodo perfetto, ci sono alcuni problemi, per esempio la disonestà di alcuni scienziati, che è stata però poi scoperta attraverso l'attività di giornalisti scientifici o altri scienziati, ma è il metodo migliore che fino a questo momento abbiamo trovato. Ecco perché scienza e pseudoscienza, come dicevo, non sono assolutamente sullo stesso piano. A questo punto, ditemi se ci sono grazie. Delle domande. Grazie, ringraziamo Anna Rita per questo bellissimo intervento. E la chat è aperta per le domande, quindi aspettiamo le vostre domande, le vostre curiosità. Intanto ne ho una io, insomma, permettimi di chiederti un attimo, siamo ultimamente soprattutto inondati dalle fake news che riescono ad avere tanta presa sulle persone, quindi secondo te, insomma, qual è appunto il meccanismo che funziona in questo senso? Perché a volte sono veramente appunto delle situazioni talmente tanto assurde che uno dice, come si fa effettivamente, come hai già detto, però insomma per alcune cose... Le fake news innanzitutto sono fatte e confezionate a regola d'arte per essere attraenti. Innanzitutto dai titoli che si utilizzano, spesso i titoli sfruttano il meccanismo del clickbait. Cos'è il clickbaiting? Il clickbaiting è ciò che ci spinge a cliccare. Clickbait è soprattutto il titolo, perché inducendoci per esempio curiosità o insicurezza, soprattutto su argomenti fortemente attrattivi e fortemente legati all'attualità, fa in modo che il titolo diventi una molla ad andare avanti. Ora, il problema del clickbaiting è nato da un concorso di interessi. Da una parte ci sono i siti che ospitano i siti di fake news, per esempio i social, che hanno tutto l'interesse a trattenerci sul social stesso, perché loro lucrano sul tempo che noi passiamo sul social. Si dice sempre, quando qualcosa è gratuito vuol dire che il prodotto sei tu, di conseguenza noi siamo indotti a star lì. Dall'altra parte, contemporaneamente, chi fabbrica le fake news ha tutto l'interesse a fabbricarle, perché andando poi a cliccare sul sito che ospita la fake news, il sito ha una serie di un ritorno economico sul nostro click. Quindi c'è un concorso di interessi economici. Come possiamo difenderci quando un titolo è troppo attrattivo? Li freghiamo di più se non facciamo in modo di non cedere all'inganno. Pensate, la maggior parte delle notizie che riportano un titolo urlato sono un modo per farci andare fuori, quindi non abbocchiamo all'amo. È il modo per trasformarci in un prodotto, quindi direi, attenzione, il clickbait è proprio per sua stessa definizione un inganno. Ok, e a te è mai capitato di cascare, diciamo, in una fake news, di essere, diciamo, di rimanere un attimino attratto da una fake news? Chiunque dica che le fake news non hanno mai avuto presa su di sé, sta mentendo, perché noi tutti abbiamo angoli di debolezza. Giustamente dice Silvia Bencivelli, bravissima giornalista scientifica
è una persona molto in gamba, che non esistono persone che prendono sempre decisioni razionali. Ci sono momenti di debolezza o angoli di ignoranza. Tutti noi abbiamo enormi angoli di ignoranza. Pensiamo a quanto è grande lo scibile umano. Come facciamo a pensare di non avere angoli di vulnerabilità? Anzi, dirò di più. Nel momento in cui sentite una persona che sostiene di essere immune, vaccinato dalle fake news, tenete presente che quella persona probabilmente è gran preda delle fake news senza neanche immaginarselo. Certo, certo, certo. Allora, abbiamo qui una prima domanda che ci chiede, ha parlato del pregiudizio, come discernere l'evitare di avere pregiudizi dal sottrarsi al condannare, solo criticandoli, comportamenti immorali e dal guardare al mondo acriticamente? Allora, come facciamo a evitare il doppio errore? O metterci a fare i censori dei costumi altrui, oppure a prendere le cose così come sono senza usare il pensiero critico, sarebbe un doppio errore, guai a farlo. Io quello che direi è sempre scindere l'aspetto del giudizio sulla cosa in sé dal giudizio sulla persona. Siccome tutti abbiamo angoli di debolezza, anche piuttosto forti come angoli di debolezza, possiamo sicuramente rapportarci alla realtà in modo critico, anzi io suggerirei di avere proprio standard l'atteggiamento critico nei riguardi di qualunque cosa. Siamo veramente sicuri che le cose siano così come ci vengono presentate? Ecco, io ne dubito, allora cercherò di approfondirle. D'altra parte, siccome tutti abbiamo angoli di debolezza, eviterei di scagliarmi contro la persona che sta sostenendo una posizione che non condivido, in primo luogo perché potrei essere vittima della dissonanza cognitiva e pensare che quella persona ha torto, mentre invece sono soltanto io a non voler ammettere il mio errore. Secondo, non ha senso scagliarsi sulla persona, dobbiamo difenderci col pensiero critico dalle fake news, non dalle persone. Chiaro? Ok, chiarissimo. Vediamo se c'è. Ok, abbiamo la domanda di Michele. Che peso hanno le fake news durante questa situazione così delicata? Purtroppo tutti i momenti che sono storicamente caratterizzati da forti impatti emotivi hanno le fake news come praticamente strumenti che possono generare una profonda insicurezza. E ogni volta che noi dobbiamo decidere con l'impatto della sicurezza addosso, oppure dobbiamo decidere in una situazione che ci rende emotivamente vulnerabili, siamo purtroppo preda di delle decisioni razionali. Maggiore l'emotività, minore sarà la razionalità della nostra decisione. Di conseguenza c'è una grandissima responsabilità da parte del comunicatore della scienza. Per esempio, questo è un momento in cui la comunicazione della scienza è caricata di un'enorme responsabilità, perché in questo momento ci troviamo in una situazione pandemica che investe un problema importante come la salute. Per cui sì, senz'altro, e attenzione, essere veicolo di una fake news da parte, per esempio, di uno dei media generalisti che talvolta non hanno persone specializzate in redazione, è una gravissima responsabilità. Perché certo. Può indurre un comportamento che ha un impatto sul singolo e sulla sicurezza generale. Certo, grazie. Mattia ci chiede, quali sono secondo lei i metodi migliori per sviluppare il pensiero critico? Allora, a mio avviso innanzitutto, la conoscenza di meccanismi come questi, che io porterei nelle scuole. La mia associazione, che si chiama CICAP, porta e forma il pensiero critico attraverso le scuole. Io mi sono resa conto, conversando anche con insegnanti e studenti, che essere consapevoli di questi meccanismi, sebbene, come dicevo, non ci vaccini, ci rende senza dubbio più accorti. Poi aggiungerei un elemento molto importante, lo studio della storia e della scienza, lo studio del percorso che ha portato alla realizzazione per cerchi concentrici del metodo scientifico, fa sì che noi ci rendiamo conto che nulla si può dare veramente per dato. Quindi che un percorso che è caratterizzato da progressiva espansione. Queste sono innanzitutto le basi.
Poi a fare i propri laboratori di educazione al senso critico, e li organizziamo anche nelle scuole, laboratori di caccia alla bufala, sono anche molto divertenti e forniscono degli strumenti pratici che possono diventare compiti di realtà. I laboratori di caccia alla bufala si può anche fare nella scuola primaria, per dire, ma sono assolutamente alla portata di tutti, concreti, e lasciano un bel segno nella memoria, perché una delle cose che la scienza ci ha insegnato è che quello che ci fa emozionare scava un segno profondo nella memoria. Ok, grazie. Abbiamo Emanuele che chiede: un bambino lo si fa cadere altrimenti non potrebbe rialzarsi, lo si fa sbagliare perché purché egli provi ad agire, talvolta si fa male, ma questo non fa che aiutare quel bambino cognitivamente, e non impara comunque. Allora, cioè, vabbè, dunque, e non impara. Dunque, allora, sì, è saltato qualche spazio, ma sì, credo infatti di aver compreso. Cioè, l'errore è una delle cose che devono essere meno temute. Un grandissimo maestro della comunicazione della scienza, Pietro Greco, ha scritto sull'errore, recentemente scomparso, un maestro per tutti coloro che fanno comunicazione della scienza, prematuramente scomparso da poco, ha scritto anche un bellissimo libro su quanto possiamo imparare dagli errori. E prevenire eccessivamente gli errori potrebbe essere un errore a sua volta. Però per capire che un errore è tale, bisogna anche essere consapevoli di quello che ci induce all'errore. Quindi attraverso lo studio della psicologia dell'errore si possono imparare tante cose, anche ad evitarli gli errori. Ok, ok. Giuseppe ci chiede: rapporto fra fake news e scelta elettorale, vedi Brexit. In generale, purtroppo, su temi che impattano fortemente sulla vita delle persone e che però investono anche tematiche che sono legate al nostro complesso di valori, spesso non riusciamo a fare una scelta che si può definire razionale. In campo, per esempio, elettorale, ma in generale nella valutazione di un problema complesso, spesso siamo purtroppo frenati o ostacolati dai nostri bias, tantissimo. E purtroppo è stato anche provato che la conoscenza dei problemi su cui ci esprimiamo spesso è veramente ridotta all'osso. Tendiamo spesso a dire il nostro parere anche quando non abbiamo elementi a sufficienza. Ecco perché io lavorerei tanto su una cosa: l'umiltà e la capacità di mettersi in gioco, la capacità di riconoscersi ignoranti, che è tipica delle persone che sanno tanto. Sentirete più spesso persone molto colte dire "non ho abbastanza competenze per risponderti" che le persone che invece non hanno grandi competenze. Attenzione però a non trasformarlo anche lì in una divisione fra chi crede di sapere e chi non sa. Faccio spesso l'esempio di Don Ferrante, tratto dai Promessi Sposi. Don Ferrante sentiva di essere quello saggio. Come muore? Muore da stupido, perché non crede alle norme di contenimento per la peste. Muore da filosofo aristotelico, dice, prendendosela con le stelle, perché è convinto della sua scienza aristotelica che la peste e il contagio sia provocato da una congiuntura astrale. A quel tempo, per i filosofi del suo gruppo, era una concezione assolutamente logica. La sua scienza, siccome era disgiunta dal senso critico, lo fa morire di pseudoscienza. E fa la morte dello stupido. Grazie, sì, infatti. Va bene, e l'altra domanda: lei crede all'effetto Pigmalione? Crede che nella scuola possa avere un ruolo determinante sul percorso degli alunni? Credo che la scuola possa essere uno dei fattori che possono incidere o meno sulla vita delle persone. Credo che quello che incide sulla vita delle persone sia un complesso di elementi. Per qualcuno può essere più importante la scuola, per altri possono essere più importanti altri elementi. Credo però in una cosa, nel principio per esempio dell'autoefficacia percepita, cioè se un insegnante non crede nei suoi alunni difficilmente o non crede nell'educazione, cioè se un insegnante non pensa di poter fare la differenza, molto difficilmente lascerà
concretamente qualcosa ai suoi alunni. Anche perché questo lo porterà ad impegnarsi molto di meno. Il fatto già di credere nel fatto che, di poter fare la differenza è già un buon modo per mettersi sulla strada giusta. Ma non dobbiamo neanche pensare che tutto possa essere, cioè non viviamo in una realtà in cui possiamo prevedere quanti fattori possono influire sul singolo caso della singola persona. Siamo esseri estremamente complessi, il percorso di vita di ciascuno di noi è estremamente complesso. La scuola può rappresentare, secondo me, sicuramente un fattore importante. Ok, abbiamo la domanda di Carolina. Quando si scopre un sito che scrive fake news, c'è la possibilità di bloccarlo? Esistono strumenti in tal senso? Allora, si discute molto sull'efficacia della censura internettiana. Tenete presente che la censura è però uno strumento tipico, per esempio, dei regimi totalitari. Attenzione che il problema è che, per esempio, la distinzione algoritmica di una fake news, dico algoritmica proprio perché è fatta attraverso strumenti elettronici che sfruttano algoritmi, potrebbe essere assolutamente imprecisa. Faccio l'esempio di un'affermazione recentemente fatta da una bravissima giornalista scientifica che era critica rispetto ad una fake news che era stata indicata come fake news da parte dell'algoritmo che non era riuscito a interpretare il senso delle sue parole. Ora, teniamo presente che questi meccanismi possono sottrarre informazione o diventare censori. E non so se una società democratica possa accettare questa tipologia censoria di controllo della informazione. Molto meglio invece educare le persone al pensiero critico per fornir loro gli strumenti per comprendere se la realtà sia davvero come ci viene esposta oppure se sia diversa. Penso che sia più efficace, anche se si tratta di un problema estremamente complesso e che non credo di poter essere in grado chiaramente di esaurire io molto umilmente, ma credo che forse l'educazione del senso critico sia più efficace in tal senso. Ok, abbiamo un'altra domanda, quella di Martina. Qual è il consiglio che lei darebbe a noi giovani che facilmente ci facciamo ingannare da profili fake o siti online che spesso o quasi sempre ci sottraggono soldi o ci offrono dei lavori? E prendo l'ultimo esempio che mi sembra estremamente calzante. Considerate che siccome, scusatemi se ve lo rivelo, Babbo Natale non esiste, spero di non aver indotto in nessuno un terribile spoiler dell'area di una realtà di fatto, è difficile che qualcuno ci offra disinteressatamente qualcosa di economicamente conveniente, cioè è assolutamente improbabile che qualcuno ci possa offrire qualcosa di tangibile, certo, sul piano economico in maniera gratuita. Certo. Chi ci sta attirando su un suo sito lo fa perché ha semmai l'interesse opposto, ricava qualcosa dal fatto che ci sta attirando sul suo sito. Allora, a partire dal presupposto che è difficile che ci sia il disinteresse nel web, considerate che in generale l'offerta di un lavoro, che è qualcosa di estremamente ricercato, è difficile che sia davvero gratuita. Ok, grazie. Io penso che sia che le domande siano finite, siamo anche il tempo, diciamo, stringe. Ringraziamo ancora la nostra ospite Anna Rita per questo bellissimo intervento. Come diceva all'inizio Rosa Maria, vi ricordo che venerdì 30 alle ore 16 si chiuderà la terza sfida del campionato. I risultati saranno resi noti la settimana successiva e la quarta e ultima sfida partirà più o meno dopo una settimana. Inoltre vi ricordo il prossimo appuntamento con Arte e Science Cross Italy, che è il 3 maggio alle ore 16, con incontri sulle contaminazioni. Un artista ed uno scienziato dialogano su causa, entropia e riorganizzazione per la sopravvivenza, e ottica e visione nell'arte e nella scienza. Ora saluto ancora Anna Rita, saluto tutti voi, grazie anche a nome
degli organizzatori di Art and Science Cross Italy. Ci vediamo il 3 maggio. Grazie. Ciao.